Grazie Presidente. Da subito abbiamo preso a cuore la situazione dei lavoratori di Prelios Integra Spa e non possiamo che essere vicini a loro in questo momento, perché ricordiamo anche a livello umano che ci saranno persone che si trovano in una famiglia con un solo lavoratore e purtroppo, ahimè, si sono visti in questi giorni notificare la lettera di licenziamento e si ritroveranno per strada. L'abbiamo presa a cuore perché crediamo che la professionalità conclamata di questi lavoratori debba essere riconosciuta. Quindi il Movimento 5 Stelle si impegna veramente di portare avanti ogni azione possibile per salvaguardare i livelli occupazionali di queste persone, di questi cittadini romani, e a valutare insomma possibili riallocazioni in altri segmenti di Roma Capitale dove possibile, certo dove consentito per norme di legge. Ahimè, ci ritroviamo che talvolta, proprio per andare verso una razionalizzazione anche di quelli che sono i servizi, le spese di Roma Capitale, poi a pagarne sono nostri concittadini che vengono però riconosciuti per le loro qualità. Infatti nel bando di selezione a tempo determinato che ha promosso in questi ultimi mesi Equa Roma, tutti i partecipanti di questi 18 lavoratori, 16 hanno partecipato a queste bande di selezione e 16 sono risultati idonei, proprio nel ribadire l'importanza professionale e la competenza acquisita in tutti questi anni di lavoro portati avanti con impegno in un settore molto complicato che è quello del sociale. Per questo oggi ci sentiamo molto vicini a voi e in questi mesi vi saremo molto vicini e vi promettiamo che faremo tutto il possibile. Quello che ritenevamo importante oggi, insomma, che ci fosse un atto che fosse portata avanti, un'azione che fosse portata avanti congiuntamente tra tutte le forze politiche. Quindi anche, chiedo anche alle forze politiche che oggi magari non hanno firmato ancora l'atto, magari di porre anche loro una firma su questo atto per dare un segno importante a voi, ai nostri cittadini. Veramente vi ringrazio e vi siamo vicini. Grazie Presidente. A lei consigliera, iscrivetevi.